voglia di tirare fuori tutto quello che ho sempre tenuto dentro di me, voglio dare a tutti quelli che mi ascolteranno quello che sono io. Questo voglio fare. Mi chiamo Emma Ormetta, vivo a Monreale, ho 65 anni. Sono una casalinga da sempre. Quando ho compiuto 15 anni, ho fatto un provino in una grande casa discografica. Loro, molto interessati a me, volevano che noi come famiglia ci trasferissimo a Milano. Mio padre, no, assolutamente. Per lui cantare, ma che significava cantare? Per cui poi ho conosciuto mio marito e sono scappata con mio marito. Me ne sono andata da casa con mio marito. Devi spaccare tutto, come facevi quando eri ragazza nei vari concorsi, ok? Va bene. E vincevi sempre. Pippo incominciò a viaggiare e io mi sono ritrovata sola. È la prima gravidanza, poi la seconda gravidanza e così mi è cambiata tutta la vita. Per cui mi sfogavo a casa cantando, passando lo straccio e cantavo e piangevo. A mani nude, a piedi scalzi. Lei si è dedicata molto alla famiglia, a tutti, quindi ora ha diritto di prendersi un po' di spazio per sé. Grazie. E niente mai sicuro. E quando hai più. Buonasera Emma. Ciao. Bellissimo nome, Emma. Mi piace tanto. Senti Emma, ma te la ricordi la prima volta che hai cantato in pubblico? Sì, me lo ricordo. È stato al matrimonio di mia sorella, la primogenita. Poi, insomma, hai capito subito che la musica poteva essere la tua vita, la tua strada, avevi già in mano un contratto discografico, poi ti sei sposata. Poi ho avuto le bambine, le mie figlie, e quindi... Ma cantavi almeno in casa? Cantavo, sì, e piangevo, cucinavo e piangevo. La musica mi è mancata tanto. Però stasera torni a cantare. Sì, torno a cantare, sì. Allora adesso tu andrai sul palco, entrerai, i giudici, lo sai, saranno... di spalle a te, e tu comincerai a cantare. Non pensare a niente. Assolutamente. Vai, Emma. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. È molto emozionata. Tu di più. Forse di più. Tu di più, di più. Ma per lei, guarda. Eccola. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Cercare nuove avventure. C'è gente che ama. Le due donne si girano. E si perde per le strade del mondo. Brava.
brava Giuseppe. Grazie. Brava. Brava. Sei mia. Grazie, grazie. Proprio mia. Che bellezza, sei fantastica. Grazie. Come ti chiami? Mi chiamo Emma. Emma. Vengo da Montreal. Ah, sì. Sicilia. Sicilia. E quanti anni hai? 65. Complimenti, mi grazie. Porti benissimo. Cosa fai nella vita? Sono casalinga. Con questa bella voce fai la casalinga. Canti mentre cucini? Io ho cantato per un periodo e poi ho conosciuto mio marito. Cos'è successo? Ah, hai conosciuto tuo marito? Ho fatto la fuitina. Adesso si convive, no? Prima c'era la fuitina. Si fuggiva. E quindi tu hai fatto la fuga. Hai fatto la fuga. E è cambiata la vita, praticamente. Anch'io mi sono sposata in fretta e furia. Pure tu sei fuiuta. No, no. Perché io dovevo andare a fare una tournée con Claudio Villa in America, no? La mia prima tournée. Allora mia madre ha detto, sentite voi due, in tournée non ci andate se non siete sposati. Così era, si usava era allora, sì, si usava 50 così. Anni fa. Allora ci siamo sposati in quaresima, in fretta e furia, cioè, per andare in tournée con Claudio Villa. Ti sei sposata per fare la tournée? Sì, perché le tournée allora duravano un mese e mezzo, due mesi. Non è come adesso che vai a fare il weekend e basta. Okay. Una volta la tournée si faceva tutta l'America e qualche scappatina anche in Canada. E si usava così. Allora Emma, come mai sei qui? Sono qui perché non ridevo più, cioè non avevo più, come dire, stimoli, ecco. Voglio ritornare a sorridere, a vivere. Brava, musica! Aspetta. Oh, Emma, brava, queste sono le cose belle. Sì, tra l'altro sì, si sono sì, girate sì. due... Sì, sì. Le migliori artiste che ci abbiamo... guarda, qui vedi, abbiamo... Orietta Berti e Loredana. Cioè, cosa vuoi di più? Sono sei contenta. In una serra di rose. Sono contenta. Oh, vedi? Cioè, le migliori si sono girate, i peggiori no. Guarda. Ed è per questo che siamo devi i peggiori. Devi venire con me. Quindi adesso, come vedi, sei contesa sì. tra le due regine. Io le amo tutte e due. Oh, vedi? Devi scegliere. È molto difficile, credo. Ho il team di Loredana Bertè, ho il team di Orietta Berti. Dai, su. Sei sul sicuro, no? Io Loredana l'amo, però scelgo Orietta. Brava Emma.